Bianca, grazie per la linea. Io sono sempre all'interno qui della sala Roof di questo Casa Sanremo 2023. Certamente tra le protagoniste indiscusse c'è la nostra amata Sardegna e sono in compagnia dello chef Fabio Vacca. Ciao. Come va? Posso darti del tu? Assolutamente sì. Come stai? Benissimo. Benvenuto qui all'interno, posso dire, della mia cucina, oramai è un po' mia perché insomma sono sempre qui. Allora, dopo il caffettino, dopo insomma aver pranzato, ci sta a ripreparare un altro secondo. Sì. È proprio logico, ma noi degli orari non ce ne è mai interessato e vediamo che cosa possiamo preparare. Questo è un secondo sardo, magari lo usiamo per cena, però sì. Di che cosa stiamo parlando? Oggi prepariamo uno stracotto di carne con una crema di patate al prezzemolo e dei cardoncelli fatti in padella. Ok, allora lei si è già anticipato un po' la cottura, sì. Giusto? Che esatto. Ha fatto in particolare? Abbiamo stracotto la carne, poi le abbiamo dato una forma cilindrica e poi l'abbiamo ripassata in padella per dargli la crosticina croccante. Oh, che meraviglia! E tra l'altro vedo tantissimi insomma colori, perché sì. Abbiamo patate, funghi, erbe selvatiche, sì. Dico bene. Questa cos'è? E questa è la crema di patate a cui abbiamo addizionato le erbette per dargli un colore verde. Ok, si fa facilmente a casa? Sì, come si prepara? Semplicissimo, un piccolo fondo di cipollotto, mettiamo le patate tagliate in maniera sottile, un po' di brodo vegetale, una volta che le patate sono pronte, frulliamo con le erbe. Benissimo, allora nel mentre dobbiamo ancora fare qualche secondo di cottura. Qua ci siamo già portati avanti, abbiamo scottato la carne e anche il fungo. Perfetto, allora vogliamo procedere siamo proprio già per all'impiattamento, anche sì. Perché lei deve sapere che il nostro format prevede una cosa simpatica, perché noi non solo piatto, non solo mangiare, a parte il buon vino di cui parleremo proprio adesso perché mi deve dire che vino sta bene qui dentro, ma abbiamo anche un format particolare perché c'è il nostro barman di fiducia che ci prepara ogni giorno il cocktail del giorno. Chiedo scusa per il gioco di parole, però abbiamo il nostro Daniele che si sta preparando. Allora, quindi appunto, cosa possiamo abbinarci? Io direi un bel rosso. Sì, un bel rosso, restiamo sempre nel territorio, quindi un Locoe della cantina di Orgosola. Allora posso prendere la bottiglia sì, sì. Di Locoe, però questa cosa la lascio fare a lei perché va non benissimo. Sono molto pratica. Quindi un bel Locoe, un bel rosso. E vado ad aprire la bottiglia allora. Esatto, e nel mentre, come ho anticipato, siamo in compagnia, un'altra compagnia maschile. Bene. Quindi beati tra una donna, si dice così. Chiamo il nostro barman Daniele Rosso che ci raggiunge proprio in questo momento. Ciao Daniele! Buon pomeriggio Rossella, buon pomeriggio. Tu stai qui sempre con noi, ma stai osservando, stai imparando. Assolutamente sì. Guarda che ora che torni a casa. Mi sembra molto interessante. Ora che torni a casa le devi rifare. Ci proviamo, senza dubbio. Invitami che poi vedo se hai imparato bene. Allora, ti spiego, il vino dello stracotto io è un bel il vino. Rosso. Ok. Ma tu ci hai preparato qualche cocktail simpatico? Assolutamente sì. Come allora, si chiama? Oggi proponiamo un Sasposa. Sasposa? Sasposa. Ma è un dialetto che Sasposa. È un cocktail che appunto sposa tutta la territorialità della Sardegna. Che bello, posso odorare? Assolutamente. E posso anche assaggiare. Vieni. Molto dolce, com'è particolare. Sì, molto dolce e molto profumato. Allora, quali sono gli ingredienti? Io qui vedo delle cose, allora, sono appartenute a te, vero? Esattamente. Allora, abbiamo un agrumi mix con, in questo caso, limoni e arance di Milis. Abbiamo utilizzato del Boy Gin, appunto, che è un gin aromatizzato allo zafferano, questo ottenuto qui, appunto dall'infusione di fiori di zafferano di Sardegna. Abbiamo alcune gocce di olio extravergine di oliva e infine delle gocce di albume d'uovo che va a dare un po' di compattezza al drink, lo rende un po' più persistente al palato. No, ma infatti ecco perché è giallo. Esattamente. Quindi il giallo prende il colore sia dal mix di agrumi che da appunto dal gin allo zafferano. Benissimo, allora nel mentre io direi ci teniamo questo cocktail qui così bene. Si vede. Chiedo allo chef però di servire il vino nei calici. Assolutamente. E nel mentre iniziamo anche l'impiattamento, mentre noi sorseggiamo, l'ho fatto prima perché sono furba e volevo trarre il mulino, acqua al mio mulino, vero Daniele? Assolutamente. Beviamo nel mentre, prego Daniele. Allora, come bene, ce lo componiamo? Io inizio a impiattare. Prego chef, a allora, lei la parola. Andiamo sulla base del piatto. Buon odore, vero questo Locoe? Disponiamo la nostra... Io e Daniele qua oramai. Ci abbiamo preso gusto. Ciao. Dopo la salutiamo, però ti salutiamo proprio Fabio. Disponiamo allora la crema di patate al prezzemolo. Sì. Benissimo, quindi vabbè, spero che le telecamere insomma possano riprendere perché poi, sono i tecnici. Il nostro stracotto. Bellissimo. A cui gli abbiamo dato una parte croccante. Sì.
Lo rifiniamo con tutti gli umori che ha rilasciato in cottura, li abbiamo legati con un po' di olio extravergine. Come li chiamati? Gli umori della carne, sono tutti i succhi e i principi nutritivi che rilascia durante la cottura. Preparerò una cena e dirò a qualcuno che ho messo da parte io. E poi andiamo a mettere il nostro cardoncello e diamo un richiamo con le erbe che abbiamo utilizzato nella crema. Ok, che bello, già a vedersi è molto bello. Con del finocchietto selvatico. Perfetto, e siamo qui alle battute finali. E chiudiamo con un filo d'olio extravergine. Ah, così lo mettiamo a crudo? Sì, a crudo. Ah, ok. Lo preparate in un contesto in particolare, quando capita, come funziona? L'olio? No, scusa, lo stracotto intanto. Lo stracotto è un piatto principalmente invernale, si utilizza molto nelle festività di carnevale, proprio in questo periodo. Allora, perfetto, noi torniamo a casa e prepariamo lo stracotto perché ci sta bene. Grazie allo chef Fabio Vacca e grazie al mio Daniele Russo che mi consiglia sempre i buoni cocktail. Ciao Veronica! Grazie mille.